Di nuovo in diretta qui dalla terrazza di Casa Bruschi con Andrea Fazzuoli e Rodolfo Raffaelli, rettore e capitano di Porta Crucifera, per una giostra. Andrea, cominciamo subito, togliamoci subito il dente, no? Poi dopo parleremo anche di altri aspetti sicuramente più positivi, però una giostra nella quale le cose non hanno funzionato come dovevano. Ma sicuramente non era la nostra intenzione uscire così, con un punteggio così basso, e avevamo altre aspettative. Sicuramente abbiamo pagato la non esperienza, e il fatto che magari, non so, noi riteniamo che le carriere, diciamo, dei cavalli siano andati anche molto bene. Evidentemente, ragazzi, voglio dire, dovremmo lavorare molto sulla lancia, diciamo così, come si usa dire, no? Però chiaramente non cambia nulla, nel senso che, voglio dire, per noi il progetto è a lungo termine. Questo fa sì che noi siamo comunque sereni, voglio dire, per quello che possa essere oggi dire così, però insomma sappiamo che fin da domani saremo di nuovo alle scuderie e ci rialleneremo con l'entusiasmo che finora ci ha contraddistinto, con la forza, con la voglia di fare, e poi insomma, voglio dire, non vediamo già l'ora che arrivi settembre per poterci magari rifare quanto prima. Ecco, avete presentato una coppia di esordienti, 23-24 anni, nettamente i più giovani della piazza, nettamente, insomma, certo. Due anni di differenza anche tra Vanneschi e gli altri giocatori che ne hanno 26, e quindi questo è evidente che in qualche modo potesse essere penalizzante. Ecco, però come hai detto tu giustamente, non si sono visti i difetti nella carriera, nella gestione del cavallo, nella gestione anche delle fasi preparatorie della carriera. Insomma, tutto sommato aveva funzionato tutto abbastanza bene, no? Quindi c'è stato proprio un problema, soprattutto nella carriera di Vanneschi, con la lancia che è stata. Però la domanda che ti voglio fare, visto che adesso abbiamo visto il tiro di Rauco, io l'ho rivisto diverse volte, insomma, a me alla fine, l'ho detto anche ieri sera, anche i dubbi, sì, ho sentito quello che hai detto, convinto, ecco. E sicuramente sono della tua idea, non sembra un punteggio davvero dubbio, voglio dire, anzi direi che secondo me è 4, voglio dire, però voglio dire, c'è una giuria, spero che, voglio dire, sia convinta la giuria, perché comunque insomma non ha fatto una giostra in generale, voglio dire, molto bella, no? Perché ricordiamoci, voglio dire, c'eravamo sempre noi di mezzo, ma insomma anche la prova generale ora, voglio dire, è inutile, è visto, è stato visto da tutti, no? Lo sbaglio che è stato fatto, siccome se anche ieri è stato fatto, diciamo, uno sbaglio, insomma, bisogna in effetti rendersi conto e magari trovare delle soluzioni, perché poi ne va in questo caso il nostro quartiere, ma voglio dire, può succedere a tutti, ma ne va la manifestazione, no? Ecco, infatti Rodolfo, ti ho visto in molte fasi anche della manifestazione che hai protestato lungamente. Infatti la prima cosa che voglio chiederti è qual era il motivo della tua arrabbiatura, insomma, visto che soprattutto prima di una carriera ti eri veramente alquanto riscaldato con il maestro di campo. Mi sono arrabbiato col maestro di campo perché ho notato tutta la scenetta, diciamo. Lui ha visto il nostro maestro di campo attraversare la Lizza e andare dai ragazzi di Porta del Foro. E immediatamente non so se il vicecomandante, comunque era un signore con dei vigili, con i gradi, il cappello, sì, sì. Gli ha detto: guarda, fai così, vai laggiù, mettili laggiù, perché io la conosco questa storia, ormai sono pratico della giostra. E io lì per lì non ho capito dove li voleva mandare questi vigili. Poi ho visto che l'ha portati tutti intorno ai miei ragazzi. Allora sono andato da lui e gli ho detto: scusa Fernando, ma perché hai messo i vigili vicino ai miei ragazzi? Scusa, perché? Per quale motivo? No, ma guarda, io li volevo mettere vicino a me, loro hanno capito male. Dico: ascolta, hanno capito male, non è possibile, perché se te li dici venite vicino a me, un vanno in mezzo ai miei ragazzi. Siamo, e a quel punto noi eravamo già fuori giostra, perché aveva già tirato anche Porta del Foro, e ho detto: scusa, ma noi siamo fuori giostra, ma che pensi che si faccia? Che si vada a fare confusione per quale motivo? Quindi non mi sembra neanche giusto che tu faccia questa cosa qui. Poi ho reclamato anche a un certo punto, perché mi ricordo neanche tanto bene, c'è stato un momento che c'è stato un po' di confusione prima della carriera di Parsi. Era sembrato che il giocatore avesse battuto, sì, la lancia, ecco, sì, è giusto, grazie Luca. Sono andato da lui e gli ho detto: scusa, ha battuto la lancia, ma gli va fatta cambiare. Mi ha detto: no, se rompe la lancia non si raddoppia.
Però Vanilla, quelli di sotto, quando aveva rotto la lancia, se gli stava bene non raddoppiare. Infatti, però, a me è sembrato che il suo assistente Pierre avesse alzato il braccio, quindi avesse segnalato, cioè, indicato. No, che noi ci saremmo messo anche un nostro guardiano, per sicurezza. Quello avete sicuramente fatto bene. In merito invece all'operato dell'Argiuria, Rodolfo, ti chiedo anche questo. Chiaramente noi abbiamo commentato anche simpaticamente poi alla fine l'episodio di giovedì, perché in prova generale, no, ci sta anche, diciamo, anche un pizzico di furbizia anche da parte di Filippo, che ha detto che la macchia era derivata dalla sella e non dal colpo del mazzafrusto, no? Perché io ho detto con una battuta, il giostratore e in quel caso anche forse il capitano è come il marito o la moglie che viene sorpreso a letto con l'amante, deve sempre dire non è come sembra, anche di fronte all'evidenza. Effettivamente è così. Io quando ho visto che Filippo ha preso le palle è ritornato alla giuria, ma aspettavo che loro lo penalizzassero. Visto che non l'hanno penalizzato, gli hanno detto di andare via tranquillo, io sono stato zitto, non ho detto niente, ma ho visto che il capitano del Sassuolo è subito andato a dire al maestro del campo che aveva preso le palle. Il maestro del campo non l'aveva neanche visto neanche lui, E poi ce n'era uno di Sant'Andrea sotto la giuria che urlava. A un certo punto gli ho detto: scusa, ma che urli? La giuria l'ha dato buono, il maestro del campo l'ha dato buono, te urli, e tu, ma capitano che qui accanto a me non dice niente, scusa, ma che stai a urlare? Dopo a un certo punto mi ha dato una mano fortunatamente i ragazzi di Porta del Foro, che hanno detto: noi ci siamo da tirare, anche riparare la lezza. Vabbè, cioè, diciamo, ecco, un episodio come questo in prova generale alla fine può anche essere in qualche modo digerito, preso anche simpaticamente. Chiaramente non è un errore che può essere commesso in giosta, perché ne va davvero della... Non sarebbe finita la giostra. Ecco, ne va davvero della regolarità. Forse sarebbe il caso di pensare a una giuria costituita in maniera diversa, una giuria magari fatta e nominata per un periodo di 3 anni, come avviene per la magistratura, nel quale appunto ognuno si prende anche una responsabilità e sa che la deve portare avanti, si appassiona anche un pochino di più. Mi sembra che venire lì per una settimana, una sera uno viene lì, si guarda 2 cartelloni, prende un prosecchino e poi dopo si ripresenta il giovedì. E poi alla fine sono una parte veramente importantissima, direi, della manifestazione. È giusto, voglio dire, sicuramente che venga interpretato questo ruolo in maniera differente. Ecco, Andrea, una cosa che ovviamente adesso molti si chiedono relativamente alla strada imboccata dal quartiere, che però è un quartiere che ha un importante parco giostatori in questo momento. Ha scelto 2 esordienti, ha scelto 2 più giovani, però ha a disposizione altri 2 giostatori che hanno corso giosta nel Saracino. Però forse una volta imboccata questa strada, che si fa ora, no? alla luce di risultati come questi? Guarda, ti dico con la massima... Si decide di volta in volta oppure... Io ti diciamo con la massima trasparenza che veramente noi prima della giostra siamo stati molto chiari con tutti i ragazzi, e lo saremo quanto prima nel confermare la fiducia a tutti in maniera assoluta, del fatto che, voglio dire, sapevamo che quest'anno è un anno dove veramente vorremmo giocarci tutte le carte al meglio. Per questa giostra appunto la scelta è stata fatta su 2 ragazzi perché avevamo delle motivazioni. Questo appunto vuol dire che a settembre, se avremo altre motivazioni, non è detto che sia ad Alberto e Lorenzo, possono essere anche altri, voglio dire, ma ripeto, la cosa più importante è che sia fatto tutto con la massima trasparenza e serenità, e poi dopo vedremo via via appunto quello che sarà giusto fare, voglio dire. Non si parla di bocciature, non si parla di premi, si parla semplicemente di, visto che hai la fortuna di avere questo buon parco di giostratori, tentare di sfruttare al meglio, quanto al meglio, le possibilità che in quel momento riteniamo opportune. Ecco, quindi avere un parco di questa natura, un allenatore e un consiglio ovviamente che poi è in grado di fare delle scelte, può anche darsi che a settembre si presenti una coppia totalmente diversa da quella che si è presentata. Può anche darsi questo. Bene, io vi ringrazio, grazie a Rodolfo Raffaele, grazie ovviamente ad Andrea Fazzuoli per la loro presenza qui. Non è mai facile, diciamo la verità, presentarsi dopo una giostra che non è andata bene. Io ho cercato almeno di allestire un luogo dove si potesse almeno godersi. No? È ameno, è meraviglioso, come già solo questo è fantastico. Poi d'altronde uno vince e 3 perdono, è la regola, no? Ma sarà motivo per riscattarsi. Bene, grazie ancora e grazie ancora ad Elisa Pieschi che ci allieta ogni cambio scena, ogni cambio di ospiti con la sua musica. Vai Elisa.